Nel nostro paese troppo spesso innovazione è sinonimo di tradizione. Credo che si debba valorizzare di più il termine innovazione approcciandosi nelle giornate come quella di oggi a questo tipo di tecnologia, a questo tipo di risultati. Credo che qui oggi si sia visto un pezzettino di futuro. Il biochar e il distillato di legno sono i prodotti che, secondo gli esperti, renderanno l'agricoltura sostenibile, superando l'utilizzo dei pesticidi e dei fitofarmaci. Una vera economia circolare che prende dalla natura le biomasse e restituisce il biocarbone, in questo caso sequestrando anidride carbonica ed il distillato di legno, il cosiddetto wood vinegar, che ha svariati impieghi. Un circolo chiuso dove la diminuzione di impatto di fitosanitari, di prodotti chimici che hanno depauperato i nostri terreni con una sostanza organica sempre in diminuzione, una desertificazione galoppante un po' in tutti i suoli italiani. Queste procedure e processi industriali, a questo punto sono più industriali che artigianali, potrebbero creare un'ottima opportunità sia economica sia di immagine regionale, nazionale e mondiale. A presentare questa vera e propria novità un'azienda aretina, una rete di imprese che si chiama Biodea, che attraverso un microimpianto a biomasse produce appunto biocarbone e distillato di legno. Un progetto presentato ad una platea di esperti, per lo più agronomi, durante un corso di formazione. Abbiamo introdotto un concetto di un'agricoltura e un'economia di tipo differente. Un'agricoltura che sia più orientata verso l'utilizzo dei prodotti che provengono dalla natura per la natura che non l'utilizzo di biocidi, pesticidi, fitofarmaci e prodotti chimici. Oltretutto era impegnativo per noi perché la platea era squisitamente di tecnici qualificati quali gli agronomi e che quindi una risposta scientifica importante di interesse oppure meno. La partecipazione di ICHAR, che è l'associazione della promozione del biochar, ha esemplificato tutta una serie di casi studi, quindi la soddisfazione è veramente di livello. I benefici in particolare del biochar mi sembrano molto interessanti perché sembra che ci siano molti studi che sono già stati fatti e comunque anche pensando a questi terreni della foresta amazzonica molto ricchi di carbone alla fine. Sembra che possa produrre dei benefici a lungo termine e soprattutto anche nella mitigazione dei cambiamenti climatici, quindi il sequestro di carbonio e la rimmissione nel suolo che nel tempo, come sappiamo, tramite la coltivazione intensiva si va a perdere la sostanza organica e quindi in una chiave di agricoltura biologica sostenibile penso potrebbe essere interessante.